Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere tutti i tipi e i nomi dei Pokémon nella regione di Alola, quindi ovviamente il video contiene degli spoiler sul gioco. Di conseguenza, se non volete averli, vi invito a chiuderlo sin da ora. Iniziamo subito. Rowlet e Dartrix saranno di tipo erba volante, mentre Decidueye sarà di tipo erba spettro. Litten e Torraket saranno di tipo fuoco, mentre la loro evoluzione Incineroar sarà di tipo fuoco buio. Poplio e Brion saranno di tipo acqua, mentre la loro evoluzione Primarina sarà di tipo acqua folletto. La catena evolutiva di Pikipek, Trambic e Toucannon sarà di tipo normale volante, mentre la catena evolutiva di Yungus e di Gumshoes sarà di tipo normale puro. Grabbin sarà di tipo coleottero, mentre le sue due evoluzioni, Carjabug e Vikavolt, saranno di tipo coleottero elettro. Crabrawler sarà di tipo lotta, mentre la sua evoluzione, Crabominable, sarà di tipo lotta ghiaccio. I quattro Oricorio saranno rispettivamente di tipo fuoco volante, elettro volante, psico volante e spettro volante. Cutiefly e Ribombee saranno entrambi di tipo coleottero folletto. Rockruff e le sue due rispettive evoluzioni, Lycanroc forma giorno e Lycanroc forma notte, saranno tutti di tipo roccia. Le due forme di Wishiwashi saranno di tipo acqua. Marianee e Toxapex saranno entrambi di tipo veleno acqua. Mudbray e Mudsdale saranno tutti e due di tipo terra. Dewpider e Araquanid saranno di tipo acqua coleottero. Fomantis e Lurantis saranno di tipo erba. Morellul e Shinotic saranno di tipo erba folletto. Salandit e la sua evoluzione Salazzol saranno di tipo veleno fuoco, mentre Staffal e Beware saranno di tipo normale lotta. Bonsuit, Steeny e Tsarina saranno di tipo erba puro. Confi sarà di tipo folletto puro. Oranguru e Passimian saranno rispettivamente di tipo normale psico e di tipo lotta. Wimpod e Golisopod saranno di tipo coleottero acqua. Sandygast e Palossand saranno di tipo spettro terra. Yukumuku sarà di tipo acqua puro. Tipo Zero e Slivalli saranno invece di tipo normale puro. Minior sarà di tipo roccia volante, mentre Komala sarà di tipo normale puro. Turtonator sarà di tipo fuoco drago, mentre Togedemaru sarà di tipo elettro acciaio. Mimikyu sarà di tipo spettro folletto. Bruxish acqua psico. Drampa normale drago. E Delmichi erba spettro. Yangmu sarà di tipo drago, mentre le sue due evoluzioni, Akamu e Kamuhu, saranno di tipo dragolotta. Tapu Koko sarà di tipo elettrofolletto, Tapu Lele di tipo psicofolletto, Tapu Bulu di tipo erbafolletto, Tapu Fini di tipo acquafolletto, Cosmog sarà di tipo psico, la sua evoluzione Cosmoem sarà di tipo psico, e qui Solgaleo e Lunala, evoluzioni di Cosmoem, saranno di tipo psicoacciaio e psicospet. Nilhigo sarà di tipo roccia veleno, Butterwall sarà di tipo coleottero lotta, così come Feromosa e la sua controparte. Xurkitre sarà di tipo elettro e ha un nome impronunciabile. Celestila sarà di tipo acciaio volante, Kartana sarà di tipo erbacciaio, Guzzlord sarà di tipo buio drago, Necrozoma sarà di tipo psico, Machadow sarà di tipo spettro lotta e infine Magiarna sarà di tipo acciaio. Le forme di Zygarde 10% e 100% saranno entrambe di tipo drago terra. Rattata forma Alola e Raticate forma Alola saranno di tipo buio normale. Raich forma Alola sarà di tipo elettropsico. Sandshrew e Sandslash forma Alola saranno di tipo ghiaccio acciaio. Vulpix e la sua evoluzione Ninetales Alola saranno di tipo ghiaccio il primo e di tipo ghiaccio folletto il secondo, mentre la catena evolutiva di Diglett forma Alola sarà di tipo terra acciaio. Meow e Persian forma Alola saranno di tipo buio, Grimer e Mach saranno di tipo veleno buio, Exeggutor forma Alola sarà di tipo erba drago, la catena evolutiva di Geodude forma Alola sarà di tipo roccia elettro, mentre infine Marowak forma Alola sarà di tipo fuoco spettro. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando passate da tutti i social in descrizione e ditemi nei commenti qual è il tipo che vi ha sorpreso di più e qual è anche quello che diciamo avete meno apprezzato. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!